Veleni, virus, pesticidi e batteri. Quella delle uova al fipronil è solo l'ultimo caso di contaminazione che dagli animali arriva direttamente nelle tavole. Il primo grande scandalo alimentare risale a poco più di 30 anni fa, 1986, Nord Italia. Per alzare la gradazione alcolica di alcuni vini di bassa qualità, i produttori aumentavano la concentrazione di una sostanza normalmente presente nel vino, il metanolo, trasformandolo in una bevanda letale. 19 i morti accertati, molti rimasero con danni permanenti alla vista. Nello stesso periodo in Inghilterra si registrò il primo caso di mucca pazza. Gli animali, alimentati con farine prodotte con carcasse di animali infetti, avevano contratto il morbo della BSE, l'encefalopatia spongiforme bovina, una malattia neurologica degenerativa che faceva impazzire gli animali. Nel 1995 il morbo viene riscontrato anche nell'uomo, ma è tra il 2000 e il 2001 che si registra il picco dell'epidemia, con 228 morti. Per 11 anni l'Unione Europea proibì la vendita della bistecca alla Fiorentina per evitare possibili contagi. Nel 2003 è il turno dei polli e dell'influenza aviaria. L'allarme, partito dal sud-est asiatico, si diffonde pian piano in tutta Europa. Anche se in Italia l'impatto con il virus H5N1 è stato bassissimo, ha causato il crollo dei consumi di pollo e tacchino. E poi ancora oli confezionati con gli scarti di lavorazione, carni gonfiate con gli ormoni e polli alla diossina, fino ad arrivare alla mozzarella blu. Qui un batterio non nocivo per la salute ha aperto gli occhi dei consumatori sulle condizioni igieniche con cui vengono prodotti alcuni alimenti. Allarmi che si ripropongono sempre più spesso, nonostante le regole e le etichette imposte.